prossimo girone calcio a 5 Major Ajax Barcameniamo. I ragazzi si accingono al saluto di rito verso la tribuna, il saluto anche tra tutti i membri della squadra. Stiamo ultimando gli ultimi preparativi, poi le squadre scenderanno in campo a dare spettacolo alle numerose persone fuori. Hanno modo di tentare il primo contropiede del match, qui la Viola quasi non se l'aspettava. Tocco corto per questa rimessa in gioco dalla distanza, Canfora. Incocciati prova la conclusione, fa muro, Iacoro si allontana, colpisce Galluzzo dalla distanza, un'altra palla che arriva per Ferri, appoggia per la Canfora di pochissimo, forse c'è il tocco di La Viola. Reclamano palla, niente da fare per il Barcameniamo. Galluzzo, tocco lungo, riesce a tenerla in gioco, il 2 contro 1, a Canfora Iacorossi, appoggia per Incocciati. Qui sotto le gambe di tutti quanti, fantastico, l'1-0, aprono le danze i ragazzi del Barcameniamo. Grazie, con Salvi qui, La Viola un po' di difficoltà, la doppia parata, fantastica la difesa del Barcameniamo. Grazie a maglia nera, hanno modo di provare, con Salvi colpisce il legno, ci pensa Canfora a riportare l'ago della bilancia al centro, l'1-1. Pronta la punizione, Garofani, tocco corto, va a colpire a Canfora, riesce a tenere il pallone, sovrappone per Consalvi, pronto a calciare col sinistro, chiude Galluzzo. Rimessa ancora a Barcameniamo, prova a metterla alta per Incocciati col petto, stop e tira, e c'è lo scavalco, scavalca il Barcameniamo. Carica il destro e qui senza problemi, il 3-1, Barcameniamo in vantaggio di 2 gol. Tocco corto per Consalvi, appoggia su, mamma mia che gol di Canfora, che svantaggio per i ragazzi a maglia bianca. Intanto qui il tiro di Gerace che finisce da Cicchetti, a modo con Salvi qui per tirare, e l'ago della bilancia che torna di nuovo al centro, il numero 8 a firmare il terzo gol. Marchegiani, Iacorossi, mancano ormai pochi istanti alla fine del primo tempo, forse abbiamo giusto appunto il tempo per l'ultima azione di Canfora col sinistro, appoggia per Consalvi, e prima che l'arbitro fischi, eccolo, la fine del primo tempo, c'è il gol. Iacorossi, tocco dal basso a Canfora, qui non ci arriva Ferri, regala palla a Incocciati, va a sovrapporre anche a Ugliese, mamma mia qui il tocco di Ugliese, 4-4. Angherina, La Viola per Incocciati, qua difficoltà a controllare dall'altra parte, Garofani si mette in mezzo, i Dispoti, qui un po' di confusione, via Canfora a modo di salire, la scivolata salta quella di Galluzzo, con Salvi qui si mette la firma, splendida azione, c'è il gol, scavalca l'Ajax 5-4. L'Ajax con Salvi per Chiunno, ancora per Consalvi, intercetta, attenzione, e qui c'è l'errore di Consalvi, il 5-5, si infiammano le panchine, non se l'aspettavano, c'è stato l'errore che ha portato la situazione adesso di pareggio 5-5, a pochissimo dalla fine, probabilmente di Consalvi forse è l'ultimo a toccarla, adesso qui la partita è riaperta, perché qualora non ci fosse un altro gol da una delle due squadre si finirà ai calci di rigore, che come ben sappiamo è sempre un'incognita, infatti arriva il duplice fischio e il momento tanto atteso è arrivato a pochissimo dalla fine, partita nuovamente riaperta, siamo pronti per i calci di rigore, pronto a battere, silenzio in campo, c'è il gol, la Canfora allora. Parata di La Viola per Chiunno ora per l'Ajax. Arriva in porta Ugliese,
Parata qui a filo con la linea, fantastico Cicchetti. Pronto con Salvi sul dischetto. E qui non c'erano dubbi, sempre micidiale il numero 8. Qui Jaco Rossi, la responsabilità enorme. Pronto a battere, silenzio, tombale. C'è il tiro, eccolo, il gol, si portano a casa questa fantastica vittoria. Dopo l'errore, è finita, l'Ajax vince il girone major. Splendida in ogni caso partita, ci hanno fatto entrambi divertire. Fantastico.